Buonasera e bentrovati ad un nuovo appuntamento con Driver TV, programma interamente dedicato al mondo dei motori, al mondo delle corse? Sì. E che corse direi che corse? Questa, sera... questa sera? parliamo eh. di qualcosa di molto grosso. Stasera assolutamente grande puntata, puntata da non perdere, ideata e creata come sempre dall'immancabile Marco Pacagnella. Buonasera a tutti, buonasera Corrado, ben trovato. Mi sono fermato su che corse per questa sera davvero. Ci stavi già per... pensando, eh, eh? Sì, 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 sì stasera eh. puntatona, tra l'altro abbiamo tanti ospiti, quindi non perdiamo tempo, partiamo subito a bomba. Assolutamente, Oltre ai nostri ospiti, questa sera tu fai anche il doppio ruolo? Infatti mi hanno dato la sedia da, da ospite, giustamente, è bello, allora posso Posso fare una parte e l'altra. quindi Un po' l'ospite e un po' il conduttore, il doppio ruolo questa sera, ti facciamo lavorare di più. Avrete già capito che andremo a farvi rivivere la Cirelli Monza, il settimo ed ultimo atto del mondiale VRC che si è svolto proprio la scorsa settimana, esattamente dal 3 al 6 dicembre. Tra il Tempio della Velocità, ovvero l'autodromo di Monza, e la provincia di Bergamo con quelle tre meravigliose... Vabbè, parliamo anche di quello, qualcuno è riuscito Ip. a farlo qualcuno un po' meno, Ip. ma parliamo anche di quello. Il rally era organizzato dall'automobile Club Italia in collaborazione con l'autodromo nazionale di Monza ed era valido anche per il VRC2, VRC3 e Junior VRC. 95, gli equipaggi pronti al via, pronti a darsi battaglia lungo i 240 km cronometrati suddivisi in 16 prove speciali. Come abbiamo detto all'inizio, abbiamo invitato, abbiamo voluto qui con noi eh, protagonisti che l'hanno corso, eh, è stato molto, molto impegnativo anche dal punto di vista meteorologico Meteo. e quindi esatto. parleremo anche di quello. Eh, fresco di vittoria dall'Abbart Rally Cup 2020 in ambito europeo, è tornato dalle Canarie, ha appoggiato le valigie, si è presentato all alla Cirelli Monza mm -hmm. e non contento si è aggiudicato anche la FIA RGT Cup. Torna a driver ed è un vero piacere Andrea Mabellini. Buonasera Andrea, a Ciao a tutti Bentornato. e grazie per avermi invitato. Grazie a te per essere tornato e complimenti Bentin. perché grazie. vinto di qua, Bentornato. appoggio le valigie, risalgo in macchina e vinco anche di qua sei preso gusto. Sì, grazie. <ride> inseparabili in auto, ma soprattutto inseparabili nella vita, navigare Labart 124 RGT di Andrea Cera, Virginia Lenzi. Buonasera Virginia. Ciao a tutti, buonasera. Benvenuta Ciao, a driver. Gra grazie, grazie per essere venuta. È la grazie. prima volta che ti porta, di solito viene sempre da solo, finalmente è... è la prima volta finalmente ha portato anche la sua dolce metà in auto e fuori dall'auto. E fuori, esattamente. Quindi. Allora, la gara era una gara vera e quindi servivano piloti veri e quindi non poteva mancare lui. Assolutamente. A dar battaglia al Monza eh, e a coronare il suo nuovo progetto, il progetto 77, di cui parleremo questa sera, esatto. c'era e torna anche lui a driver ed è un vero piacere, Ilario Bondioni. Grazie per l'invito e siamo qui. Buonasera Ilario, Flavio abbiamo Ilario. tante cose da dire stasera, questa sera, perché parleremo... Ilario su... ha vinto anche una prova, già so, classe, già so, eh. sì, quindi sì. come al solito è... si dimostra evide... il solito piedone. È evidenziato in giallo, era la prima domanda <ride> che avevo già pronta. Allora, a navigare la 208, 208. R2 di, di Ilario c'era Sofia D'Ambrosio. Buonasera Sofia. Buonasera, grazie. Ciao, si è lamentata perché l'ha invitata questa mattina, all'ultimo momento, quindi ha sì, dovuto prepararsi e cosa... correre. Ecco, sì, non è proprio l'abbigliamento più giusto, però ci sono e eh, mi che fa piacere esserci. L'importante è che sei qua, l'abbigliamento... Sì. Non no, conta potremmo questo, essere qua in costume. Questo comunque. lo diceva perché Lari, tu hai <ride> visto che Mantaloni a Sofia sì, l'avrebbe fatta lui la battuta? <ride> esatto, sì, l'ho anticipato, è ti ho salvato. Grazie. <ride> allora, le cose da dire sono tante, siamo anche in tanti studio. La prima domanda la faccio a te, Pacca, perché, anche tu, ovviamente, eri presente. So che qualche prova: anzi, le tue amate prove esatto. per Gamasche, purtroppo. Sì, perché purtroppo eh. nel, nel secondo giorno, quindi nella seconda tappa, ho fatto una divagazione sul, sul sabbione della parabolica. Quindi mi sono insabbiato, e ho dovuto fare. Super rally. il giorno del sabato è prove qua della bergamasca quindi partivo col carretto dei gelati visto, eh, <ride> ben indietro e quindi purtroppo per, per vicissitudine per eh, incidenti che ci sono state sono riuscito a fare solo le due gerosa però in ogni caso è, è sempre bello passare sulle nostre strade è un'emozione unica Farla in prova speciale sarebbe stata un altro tipo di emozione, ancora più, più viva. Però va bene così, nel senso che io sono, sono contento de, della mia prestazione, anche perché eh, a detta anche dei, dei, dei piloti professionisti non era una gara semplice, anzi è stata complicata per tutti. Il meteo è stato determinante perché ha creato con l'acqua all'interno dell'autodromo una situazione di fango esagerata con delle, delle carregge veramente eh, diciamo profonde dove si rischiava di avere dei piccoli problemi, stallonare le gomme, bucare certo. e via dicendo ovviamente poi in pista si portava tutto il fango del parco e quindi la pista perdeva quello che era il suo grip naturale però emozioni uniche cioè, la Passatemi il termine, la goduria di arrivare in fondo è indescrivibile, indescrivibile. Quindi comunque ne vale la pena, lo rifaresti anche domani mattina, anche Ripart con altre tanta neve. Anche di più, <ride> senza problemi. <ride> Beh, è, è stata una gara molto molto impegnativa, tanto è vero che in un'intervista che, che ho visto e ho letto proprio per preparare la puntata di Andrea, hai dichiarato che è stata la gara più impegnativa della tua carriera. Sì, 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 come ho già detto, è stato proprio così. Eh, fango, neve, eh, acqua, eh, è successo di tutto. Eh, anche la nostra macchina, sicuramente, non era la più facile da utilizzare Con in quelle condizioni. ruote motrici così. Eh, e, come si suol dire, eh, da uomini veri, eh, <ride> da uomini ormai che. Diciamo che noi millennial ormai siamo abituati alle trazioni nel posto inverso rispetto a quella che ho usato io quest'anno, quindi qualcosa di, di diverso. Diciamo. Però no, siamo contenti del risultato, è stato difficilissimo, è stato difficilissimo. e poi coronare il, il, il campionato e la stagione vincendo la FIA RGT è stato qualcosa di speciale. Vabbè. Posso, posso, posso immaginare anche perché due risultati di rilievo in due gare, una dietro l'altra. La settimana prima, le Canarie e questa Monza, insomma, a portare a casa due titoli, un europeo e un mondiale, perché alla fine della fiera la, la Coppa RGT è un campionato del mondo a tutti gli effetti. Sì, sì, infatti siamo, siamo molto contenti eh, e volevo ringraziare chi ci ha permesso di essere al via sia della stagione all'interno del campionato europeo che. A per, e anche alla FIA RGT Cup, quindi grazie a tutti. E beh, è sempre bello avere Andrea con noi perché è venuto qua, anni fa, forse nel sì, 2017, eh. quando aveva vinto il Rally Italia Talent, mi sembra che di chilometri di strada ne hai fatta e ogni volta ci stupisce vederti sempre nelle prime posizioni e soprattutto ci stupisce vederti ogni volta vincere dei premi mondiali ed europei. La stessa cosa eh, succede a Virginia perché anche tu hai dichiarato che Andrea ogni volta che sale in macchina con lui ti stupisce perché riesce sempre a fare meglio. Beh, sicuramente correre con Andrea è sempre qualcosa di speciale. Correre la prima gara del mondiale con Andrea e correrla per di più in casa a Bergamo è stato emozionante. Diciamo che la, la mia prima gara su strada sulla 124 non è stata una gara semplice perché siamo partiti dal venerdì con le prove in autodromo in mezzo al fango, alla terra e così per arrivare al sabato sulla neve, però è stato molto di esperienza, è stato okay. bello. Direi, direi proprio di sì e mi sembra che ve la siete cavata più che bene perché era in fondamentale importantissimo come diceva il pacco arrivare alla fine anche per il titolo e l'obiettivo è stato raggiunto sicuramente noi, il nostro obiettivo era quello di arrivare a Finerelli, concluderlo fare tutte le prove e così è stato e ci siamo aggiudicati la Fiera GT GTK Perfetto, eh beh. Titolo, è un titolo, è uno scudetto di quelli pesanti quelli da mettere sulla tuta, insomma è, un campionato del mondo è sempre una cosa che ti rimane nel cuore tutta la vita, già un campionato italiano, figuriamoci un mondiale Complimenti davvero, scusa, vai vai, no, stavi dicendo qualcosa, ti ho interrotto mentre parlavi No, diciamo che è sempre come diceva Marco, un, un titolo mondiale, quindi è sempre emozionante Passo, Ilario sei pronto? Prendi il gelato perché la prima domanda è quella che ha anticipato il pacca <ride> Io volevo tenerla come soppesa, lo sanno tutti eh, Grande soddisfazione, hai vinto una prova in una gara mondiale eh, Però Prova speciale chiaramente nella tua categoria, però tempone Ogni volta, come diceva giustamente il pacca, grande piede, un missile sei stato sulla Gerosa 1 Ma eh, già, già con questo nuovo progetto il questo piccolo team che è nato ha comprato la macchina 20 giorni fa. Poi c'è il Mondiale a Monza, Perché via. No? mandiamo via <ride> l'iscrizione, <ride> l'iscrizione ci hanno preso e quindi prepara tutto e vai a Monza, quindi macchina nuova a zero chilometri, mai usata sì. poi da me, in que in questa macchina, in questa categoria. Eh, come diceva Andrea... Eh, Gara facilissima. Gara ah, facilissima. Sì, sì, Social sì. dicevano rally di Monza, placastiera. Sì, esatto. Eh, fango col rute motrici, macchine bassine, piccoline. Chiaro. È stato tosto. Tosto. Poi eh, la pista non era proprio rally di Monza, no. perché i rettilini. Io non ne ho visti. Quindi cancelli <ride> C'era di bosco. E tutto. tutto. Eh, sì. Bellissime le prove, peccato. Eh, che anch'io ho potuto fare solo le due Gerosa eh, sai dopo Selvino non te la fanno fare che io e Marco ne abbiamo fatte di eh anni Selvino, eh sì. ce, di, ce le siamo di date ba di, ba senza di, ba <ride> di battaglie con sì, Marco eh. Eh, vai a Gerosa hai voglia di accelerare primi chilometri su strada perché là erano i primi chilometri in pista qua erano i primi chilometri su strada il feeling c'era ma c'era pesantemente e ci siamo divertiti non abbiamo spinto più di tanto. È uscito questo bellissimo tempo. Quindi, cominciare a vincere una prova del mondiale davanti a sti ragazzini, quindi tanta roba. Che, diciamo che spengono spesso il cervello questi sì. ragazzini. Sì, vabbè, non è che lo tengo acceso tantissimo. <ride> eh, purtroppo, dopo Vallimagna come è andata quasi a tutti, eh, Selvino di nuovo annullata. Eh, Gerosa, secondo me, si stava un po' asciugando da questa neve. Uh -huh. e ho esagerato sì ho esagerato eh, l'intertempo era uh -huh. ottimo rispetto all'acqua e niente c'è stata una, una bellina, una toccata tranquilla diciamo così che è sempre bene <ride> e, <ride> che però abbiamo dovuto ritirarci ricorrere al Super Rally sì, meno sì, male che, che in una gara del mondiale c'è certo. veramente il Super Rally sì, che ti permette di arrivare nel team? Food. Hanno sistemato la macchina, a mezzanotte la macchina era pronta e la mattina dopo, subito, Pronti ho fatto il secondo tempo. Quindi, anche in pista, quindi, dai, eh, tutto bene, tutto bene. Okay. Eh, ho corso con gomma Michelin mm -hmm. e devo dire che la gomma d'acqua, questo nuovo prodotto, la MV1 da Michelin, è un buonissimo prodotto. Tutto quindi direi che vabbè, tolte le, le prove chiaramente, che vi hanno, non vi hanno fatto fare, tolto giusto la, la toccatina lì, per il resto mi sembra Beh, di capire che ti sei divertito parecchio. No, ci siamo divertiti parecchio, siamo molto contenti perché vabbè, come Selvino e la parte finale di Selvino che era l'ambriola della Coppa uh -huh, Italia, sì. la sapevamo io e Marco, io Girosa realmente non l'avevo mai percorsa. Okay. E... A parte i primi due chilometri fino al bivio, che io l'avevo fatto in discesa, bravissimo, anch'io in discesa. Anch io in discesa. Sono, siamo contenti proprio perché a fare note e correzioni e ad avere un passo così vuol dire che in qualsiasi posto del mondo uno può andare fa le note correzioni e sono delle belle soddisfazioni concordo. Eh, direi proprio di sì. Sì, concordo grande grande soddisfazione ci dobbiamo fermare Sofia preparati che così almeno visto che mi hai detto che domande secondo mi fai secondo blocco parte il tutorial. Esatto. Nel... ha chiesto inizio, che domande mi fai così adesso ti dico le domande così eh, abbiamo tutto il tempo per, per preparare le, le risposte fermi sul divano perché le cose da dire sono ancora tantissime torniamo fra un minuto fermi sul divano cinture di sicurezza ovviamente allacciatissime torniamo fra un minuto con Driver TV Vendita e noleggio di auto nuove, usate, di importazione e a chilometri zero. Autotecnica la potete trovare a Torre Boldone in via Lombardia 57 oppure presso l'area di servizio IP Ossola Top Car in via Regione Nosare 12 a Domodossola. Garanzia ed assistenza post vendita, servizio pneumatici completo e controlli accurati su ogni vettura consegnata sono solamente alcuni dei servizi Autotecnica. Passione e qualità ti aspettano da Autotecnica. Di nuovo in diretta con Driver TV. Il primo blocco è volato via perché siamo in tanti. Abbiamo le solamente cose... assaggiato. Esatto. La Messo il la prima. esatto, siamo ancora in prima. Ero arrivato da te, Sofia. In realtà non ci siamo preparati nessuna domanda. Quindi ti chiedo solamente quali sono state le sensazioni. In macchina con l'inseparabile Ilario, mi diceva, mi ha detto nell'orecchio: che a Monza, in un paio di occasioni, anche più di un paio, gli dicevi di andare piano. Sì, <ride> Partiamo ecco. da lì. Sì, eh, vai piano, ci voleva. La gara era molto difficile, era difficile da gestire. Il pre il durante tutto quindi cercare di portare la macchina alla fine era la cosa principale e divertirsi anche quindi vai piano sì, glielo detto parecchie volte soprattutto in pista le staccate con l'acqua ecco a, a volte ho anche chiuso gli occhi quindi <ride> va bene però diciamo che l'emozione di vedere il proprio nome in un elenco iscritti in una gara mondiale quindi con quelli che vedi sul telefonino alla tele eh, fa tanto essere lì con loro allo shakedown, vederli partire davanti a te, eh, l'emozione è forte, eh, fare le stesse prove, i chilometri erano tanti, sicuramente è un bagaglio che, che ci porteremo dietro, almeno io personalmente pertanto, Poi ovvio eh, ero agitatissima, eh, lui mi ha supportato anche nel pregare perché prepararla non era facile poi se l'avete preparata in 15 giorni sì, e pochissimo. è ancora, ancora più complessa la cosa certo poi non avendo mai fatto una gara di questo livello avevo sempre l'ansia di oddio ho preparato tutto ho fatto tutto quindi bello tutto bello Ripartirei domani, quindi. <ride> Mi sembra che è una sensazione sì, sì, comune a tutti quanti. Domani mattina pronti via, ripartiamo, la rifacciamo assolutamente, da casa. Complimenti comunque, anche perché in pochissimi anni hai fatto dei passi da giganti. Tu hai iniziato nel 2017, sì. in tre anni sei arrivato a una gara eh, mondiale passando per i sì. campionati italiani. Direi che è tanta roba. Una passione che è nata di colpo, perché da piccolina non ero così appassionata, anzi avevo molta paura. Ho avuto la possibilità di fare un bel po' di gare con tanti piloti che mi hanno aiutato e mi hanno insegnato tantissimo, quindi sicuramente li ringrazierò tutti perché tutti mi hanno dato una grande mano e ho avuto questa fortuna. E sono qua eh, infatti ho letto un'intervista di Sofia che diceva che da piccolina aveva addirittura paura attraversare la strada quando passavano le macchine beh, veloci quello in realtà è pe... ancora adesso <ride> quando è devo cambiato. attraversare no, c'è sempre qualcosa qui però eh ci pensavi un che, di... che i realisti fossero tutti pazzi se ti può consolare Sss. lo penso anche oggi okay. oh, bene, è vero <ride> beh con Ilario poi sì. sfondi una porta aperta perché è più pazzo di Ilario non c'è nessuno credo perché? sono la... <ride> equilibratissimo <ride> no è matto però è, <ride> è matto giusto è matto no? giusto ovviamente stiamo scherzando il tempo è tiranno, quindi ricomincio da te Andrea, entriamo un pochino più nel tecnico, nello specifico, raccontaci magari qualche dettaglio tecnico di questa gara, qual è stata la difficoltà maggiore e dove invece magari ti sei trovato un po' meglio. È amministrato, diciamo così. Da firo. Da firo esatto, amministrato. Amministrato era la parola d'ordine, penso, perché dall'inizio alla fine non, non potevamo permetterci di commettere nessun errore, soprattutto perché, come ho detto prima, già la macchina non te lo permette. Eh, No, sinceramente, eravamo partiti prevenuti, sapevamo che il meteo era avverso e ci sarebbe venuto. Diciamo, però non pensavamo fino a questo punto, in modo particolare in pista, non pensavamo che le condizioni diventassero di questo eh tipo: sì, molto, eh, molto, eh, molto precarie. Esatto. Le, le carregge erano diventate praticamente voragini esatto. in cui si planava sul paracoppa. Quindi non si poteva neanche pensare di entrare piano e evitare di far danni perché sennò restavamo appesi. <ride> quindi dovevamo entrare. Sbattere il paracoppa e, e sparare. Eh, era di una cosa abbastanza comune perché anche noi con gli R5 spesso e volentieri panciavi su tutta la prova, su ogni buco, soprattutto sì, nelle sì, frenate, sì. proprio sentivi che frenava anche di paracoppa. Eh, proprio per questo non è stato facile, poi non avendo l'ABS e non avendo la trazione davanti, la nostra incognita era ogni frenata. Nella prova di, della Gran Prix, per esempio. Eh, C'era tanta acqua, quella della sera del, del sabato. Abbiamo deciso comunque di montare gomme da neve proprio per aiutare a drenare, ma nonostante questo, spesso e volentieri ci siamo trovati a fare acqua planning, soprattutto in frenata. Eh, non diciamo che non erano sensazioni positive, Simpatiche. <ride> no. Era il classico, anche in, tipo i Nascari, il classico scivola molto, degli italiani, era, la giusta, era il giusto modo, il modo di, di descrivere la, la prova, <ride> quindi non è stato facile. Immagino, immagino. E ora allora passiamo a Virginia, com'è stato tornare sulle strade bergamasche dopo il trionfo del Prealpio Robic 2019? Sei tornata... Beh, dopo il trionfo del 2019 con eh, Ilario Nodari è stato emozionante ritornare sulle, su quelle strade lì, soprattutto passare dalla, da Ambriola che è una prova che avevamo fatto l'anno scorso. E passarci per di più con Andrea è sempre, sempre emozionante, sempre e, di traverso, sempre di traverso. <ride> con la 124 oltre emozionante, oltre, sì, sì, sì. E, bello, bello. Poi dopo siamo partiti dalle prove del giovedì, del venerdì in autodromo che di Monza, ce dei scorsi anni che abbiamo fatto, noi ce n'era ben poco perché di pista ce n'era ben poca. C'erano voragini, come dicevano loro, di mezzo alla terra, acqua che entrava da tutte le parti, c'erano i pesci in macchina. <ride> e infatti ci stavate raccontando questa e cosa. Infatti, ogni staccata <ride> c'era lui che mi diceva: Ma hai paura? Perché io facevo: No, Andri, mi arriva acqua nelle caviglie. <ride> <ride> e tra l'altro, allora. in questi giorni c'è cioè mia mamma che sta lavando il sottotuta, che è due o tre volte che gli fa, gli fa le lavatrici, che non, è, non scende il marrone. <ride> <ride> quindi ne è entrata parecchia di acqua. È però è stato bello, bello istruttivo, come diceva Sofia, grande, grande esperienza da portarsi dietro e da riproporre nelle prossime gare, chiaramente. Assolutamente nella tua nuova macchina entrava l'acqua, Ilario? <ride> eh, un po', sì. No, la, penso che in tutte le macchine da corsa Pensa. entri l'acqua, anche se era nuova <ride> o datata. Chiaramente, eh, no, la preoccupazione, preoccupazione maggiore che ha un pilota. <ride> L'appannaggio del vetro. Ah, sì. Infatti, l'ansia che si appenni in vetro durante una prova, quindi, fortunatamente a me è andata sempre bene, tranne una prova che ha fatto delle macchie, e abbiamo scoperto che un po' di acqua entrava dalla guarnizione del vetro e quindi, logicamente, l'umidità, infatti, cercavamo sempre non uscire dalla macchina: cioè tieni l'accesa, tieni la ventola accesa, <ride> accesa, eh, accesa non scendere dalla macchina, <ride> non aprire la portiera, perché più tieni la macchina secca, eh, sì. più minore, minore la possibilità evitichessi che, evitichessi che si impanni che il vetro sia, sia e quindi sono quelle aneddoti così, no? dopo io e la Sofi ci divertiamo un sacco e, mh, que, questa gara soprattutto l'unica prova fatta in prova su, mm -hmm. su asfalto mi ha proprio garantito che con lei posso andare con il mio passo perché eh, note correzioni io mh, sono tranquillo in macchina sono sereno e quindi riesco a dare un po' il meglio di me stesso quando corro sofia questa è una grande dichiarazione sì. eh, devi rispondere no, <ride> allora io e ilario abbiamo iniziato quasi per gioco una gara milano rally show uh -huh. e quella è stata la mia prima gara in r5 il mio primo podio quindi questo va a ilario e da lì io penso che ci sia stato subito feeling. Poi mh, correre su strada è una cosa diversa, quindi anche da parte dei navigatori c'è sempre l'incognita ma andranno bene le note, gli piacerà il tono. Io con lui mi trovo benissimo, mi fido ciecamente, quindi a parte il vai piano che è la, co no, eh. la cosa ironica, <ride> chiaro, chiaro. proprio c'è cioè, questa fiducia che, che vale sempre, non, non cambia mai. quindi anche notte correzione, se è 5-5 quella è, ecco, quindi mi fa piacere quello che, che mi ha detto e sicuramente eh, se ci sarà la possibilità andremo avanti e continueremo eh, sperando di fare anche qualche gara importante come quella che è stata il Monza. E dire di sì, indietro non si torna mai, sempre avanti. Eh. avanti <ride> guardarmi sparo, non so, non, so, non so, guardarmi male. Ilario il è stato abbastanza eloquente. <ride> eh, questo era. era un chiaro invito, mi raccomando Ilario, dati da fare. Faremo, lo facciamo in diretta quindi chiediamo aiuti agli sponsor di Bondioni <ride> e, di guardare di mettere like eh, di perché seguire. la Sofia vuole fare un'altra gara del mondiale no in realtà il progetto nel progetto adesso nel terzo blocco partiamo proprio da lì no, ci l'anno prossimo raccontare comunque bene. voglio fare qualcosa con la Sofia di un po' interessante in questa categoria e quindi ci siamo quindi questa è già la risposta, l'invito che gli hai appena fatto. Lei però non lo sa. Lei non lo sa, no. noi glielo diciamo almeno Ho fino all'inizio alla... all del terzo blocco. Perfetto, <ride> noi glielo diciamo. Quanto è importante l'intesa fra navigatore e pilota? Lo chiedo a voi due che siete navigatore e pilota anche nella vita. Oppure a casa piloti tu e lui naviga. Beh io pilota sempre, <ride> pilota anche in <ride> macchina quasi, <ride> perché i navigatori sono i navigatori che pilotano i piloti. Certo. infatti se loro sono nelle nostre mani e noi siamo nelle loro ah. però diciamo che il rapporto che si ha nella vita e che si riesce a portare anche poi in macchina è un qualcosa in più che può aiutare a raggiungere certi risultati e vi capita di litigare a volte visto che... eh anche... certo, <ride> abbiamo litigato anche a Monza ah <ride> perfetto, bene, per quale motivo? ci facciamo poi gli affari loro calcoli di benzina <ride> quello e era il... E che aveva... Lui voleva metterci il becco e invece. Io... Perché lui voleva metterci sempre. Eh? Io ho detto: no, facciamo il pieno così siamo sicuri. Basta. Ecco. <ride> Vedi? Ha risolto il problema, eh. quindi, quindi aveva risolviamo lei. sempre i problemi. Sai perché, che perché le donne perché... hanno sempre ragione, eh. non solo in macchina, ma anche fuori nella vita. In generale provare genere. a dire di no. <ride> Ilaria, <ride> voi avete litigato per qualche motivo? Lo chiedo a Sofia. No, ho provato una cazziata a sto giro. Eh Dicevo: eh, no. Mm -hmm. no, perché magari noi di coppia no <ride> quindi abbiamo già delle percentuali minori sì, chiaro. Eh, però quando ho picchiato io sentite su, come mia moglie, uguale. Io ho sentito su, uguale. <ride> Infatti lì ho detto, vabbè, la genetica è quella, cioè la donna è donna, è donna e ci Dici. sta, quindi... No, però mi sono piaciuti i vostri due post, perché l'aria, è... scusa Sofia, hai scritto proprio che Rally è eccezionale tutto quanto, tra parentesi, ma a parte la Gerosa 2. E tu invece hai detto, ho oh, esagerato, ma va bene così, mi sono divertito come per la serie. È vero che abbiamo picchiato, ma lo rifarei anche domani mattina perché mi stavo divertendo a manetta, così se... Io l'ho letta così. Sì, no, no, perfetto l'hai intuita nel modo giusto la prossima volta quella sinistra lì sto un metro più a sinistra e, e passo e vai piano sì. come dice? No, oh, prima no, no vai mai, piano mai. ma lì non potevi andare piano ma, ma no 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 lei... solo in pista sì, solo sì, a sì. Monza in queste quante gare abbiamo fatto insieme fino a 15? Un po'. un po' una ventina eh, solo questa volta mi ha detto vai piano ma perché eravamo in pista secondo me in strada invece Ele, non, si, non si rende no, conto della velocità no, no, realmente ogni tanto c'è l'aneddoto, è la seconda volta che succede che dopo una prova speciale eh, Andrea tu ne, sarai, ne saprai qualcosa mi dice che siamo dei pazzi che non, sa, non, non si rende conto di eh come possiamo fare a fare certe cose però noi ci vengono talmente facili, quindi io me lo dico ogni volta che vedo qualche camera card di chiunque, di chiunque <ride> sia in grado di fare un rally ai vostri livelli perché siete dei folli, quindi... eh beh, <ride> La follia è, è insita uh, nel pilota, ci vuole, ci vuole. Ci vuole. Quella, quella po' di sconsiderazione, di poca così, ma è sempre freddezza, è sempre chiaro, chiaro, quasi chiaro. tutto calcolato quasi. ovviamente, ovviamente. <ride> abbiamo ancora un blocco dobbiamo veramente correre contro il tempo nel terzo blocco ripercorreremo velocemente la vostra stagione 2020 ma soprattutto parliamo di progetto 77 quindi restate con noi fermi esatto. sul divano, cinture di sicurezza allacciate torniamo fra un minuto con Driver TV Vendita e noleggio di auto nuove, usate, di importazione e a chilometri zero. Autotecnica la potete trovare a Torre Boldone in via Lombardia 57 oppure presso l'area di servizio IP Ossola Top Car in via Regione Nosere 12 a Domodossola. Garanzia ed assistenza post vendita, servizio pneumatici completo e controlli accurati su ogni vettura consegnata sono solamente alcuni dei servizi Autotecnica. Passione e qualità ti aspettano da Autotecnica. Di nuovo in diretta con Driver TV, come promesso il terzo blocco lo facciamo cominciare dal nostro Ilario. C'è un nuovo progetto, un gran bel progetto, che si chiama proprio Progetto 77 e io e il pacchetto ci chiedevamo come mai 77. E adesso è... ce lo spiegherai e ovviamente ci devi raccontare di che cosa si tratta. Ma eh, il 77 è la mia data di nascita. Allora eh, avevo eh, ragione. <ride> esatto. Quindi... No, e eh... io dicevo no ma è più, ve più, è più eh, vecchio. Tu eh. vecchio io dicevo che eri più giovane grazie eh. grazie <ride> però sono da te la prossima volta no allora questa è una piccolissima azienda eh, diciamo che la passione che mi lega a questo sport che ho cominciato 15-16 anni fa perché prima non facevo questo sport, non lo seguivo nemmeno ah. ma, ma sciavo facevo le gare di sci e eh, questo sport mi ha dato tantissimo e quindi a parte la peggiottina, a parte il piccolo team per andare a fare le gare tutto ehm, avevo delle idee per questa azienda e volevo dare la possibilità a chi non ha eh, magari tempo, le qualità, la professionalità a venire nella mia azienda a fare per esempio un corso navigatori, magari non solo con la Sofia o la Virgi, ma anche con qualche navigatore con più esperienza. Vorrei creare dei corsi tutto gratuitamente eh, di meccanica, cioè far vedere a tanti ragazzini. Perché negli ultimi anni mi è stato proprio chiesto questo. Quando rientravo dalla gara, magari vincevi, picchiavi, eh, andavi bene i social, vedevano tutte queste cose. Ma mi fai vedere la macchina? Ma l'ammortizzatore ho visto che è più grande di quello stradale. Quindi mi piacerebbe dare una sorta di servizio gratuito, in, in quel caso qua in Valle Camonica, proprio eh, portarsi sarebbe un costo elevato. Però, fare delle... Però ci potrebbero essere anche qualcuno di altre province esatto, che si mettono esatto. d'accordo con te o chi e, per essere. E vengono a fare delle te. sessioni di, eh, di cos'è la macchina, eh, il motore di una macchina, il cambio, il cambio sequenziale. Perché a volte sento delle domande anche dei ragazzini: ma hai la frizione? Ma perché la marcia va solo eh, avanti e certo. indietro? Quindi mi piacerebbe veramente dare la possibilità. A qualcuno di, di sviluppare un po' eh, la tecnica e la teoria. Di consulenti tecnici ne ho Abbastanza, ne conosco. Uh -huh. La macchinetta è lì, quindi certo. possiamo smontarla e smontare <ride> quando vogliamo. Certo. vogliamo. No, no, potresti, e da lì potresti farlo anche con le scuole. Cioè, è un, sì, un vabbè, indotto, questo è, è un era un po' può... il mio progetto. Certo. Sicuramente una scuola di meccanica ah, certo, assolutamente certo. accetterebbe eh beh, qualche questo. ora di corso piuttosto che con i loro professori. Questa è una bella iniziativa, bravo Pacca! Gra bravo pacca, bravo pacca. <ride> è per quello che lo teniamo. Se qua, vuoi perché? gratuitamente ti faccio venire a lavorare e a lavorare e insegnare ai più giovani, e niente. Poi dopo da lì, logicamente la mia passione in questo momento è questo certo. Quindi si, si è comprata la vettura e, e l'anno prossimo volevo per la prima volta in vita mia provare a partecipare al campionato italiano rally eh. Quindi le sei gare d'asfalto, sì. le due gare sulla terra, visto che quest'anno ho provato la terra mi piace, sì. l'asfalto mi piace sì, certo. e quindi questo <ride> quindi per Sofia è una news che non sapeva. E non sapeva quindi in diretta. ha detto anche cosa, cosa farete. Cosa potremmo provare a fare. Vabbè. Eh, logicamente, tempo permettendo, tempo permettendo budget e tutto, budget, tutto che... quanto, però, l'obiettivo potrebbe sì. essere quello insieme all'obiettivo di avvicinare i giovani al motorsport. Con il progetto 77, sì. che è... complimenti. Grazie, però... grazie. Allora, abbiamo veramente sempre il tempo contato. Riparto da te, vogliamo eh, ripercorrere ovviamente velocemente la vostra stagione 2020. Eh, è stato difficile. È la prima volta che, comunque, corro all'estero. Non ho grande esperienza nei rally. Eh... Meno male, hai vinto l'europeo <ride> <ride> Meno male che hai un'esperienza no, eh, Tutte le gare a cui ho partecipato Avevano una caratteristica particolare Che ci ha reso la vita dura Quindi sono felice Di come sia andata Il bagaglio di esperienza è ingrandito molto eh, Le gare Dell'europeo comunque sono lunghe Sono difficili eh... E sono poco meno del mondiale Perché nel mondiale abbiamo 250 km di prove speciali sì. Nell'europeo siamo sui 200 km sì, 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 sì. Passaggi, solo due a prova, note corrette. prova più corta che ho fatto quest'anno all'Europeo, probabilmente fuori le prove. Spettacolo è stata di 13-14 km, con la più lunga di 32, quindi è, è dura ricordarsi le prove. Devi scrivere bene, devi, devi sapere scrivere, scrivere bene. bene. sono contento della mia stagione e dei miglioramenti che ho portato. E noi siamo contenti sì, sì. che da giovanissimo lui è partito come nella esatto. carriera tennistica, poi sì. per un infortunio se non sbaglio ti sei dato prima ai simulatori, sì, esatto. ai rally, quindi siamo felici che tu ti sia fatto male giocando, esatto. <ride> giocando a tennis perché avremmo <ride> perso un grande pilota. È un grande campione, eh, sì. eh, complimenti davvero. Grazie. La stessa cosa vale per te, Virgi Anche tu eri partita con lo sci. Se non sbaglio, anche tu, qualche infortunio, e poi io sappiamo, sono papà con... Aldo eh. ti ha portato invece sulla strada di Rene. Ebbene, sì, papà Aldo mi ha portato da prima sulla strada, su... sulle piste da sci. Eh, purtroppo mi sono fatta male, ho dovuto smettere, e poi mi ha portato sulle strade a vedere i rally come la Sofia all'inizio non ero molto convinta. Poi quando <ride> ho fatto i 15 anni ho fatto la prima licenza, ho iniziato ho, corso, ho fatto qualche rally in pista e da quando ho fatto Compiuto i 18 ho iniziato a correre anche su strada. E poi ho conosciuto Andrea e Andr con Andrea tutto è diventato più grande chiaramente poi quest'anno corri anche con Lorella quest'anno fatto la stagione. abbiamo iniziato la stagione in RC con, la Lore, con Lorella Rinna il patron di Loran il quale ringraziamo per averci Salut reso anche partecipa a Monza e dovremo fare anche un rally nelle prossime settimane penso il ciocchetto con Lorella e non vedo l'ora di tornare in macchina con lei che ci divertiamo sempre moltissimo eh beh, la voglia di la tornare moglie. in macchina la passione, è... la, passione è... la malattia? È una malattia, perché insomma, <ride> sì. non fai, fai di tutto per certo. salire in macchina, quindi è, è giusto così. È... Viene fuori da, dall'interno. Passo Sofia perché so che tua mamma ti portava quando eri piccolissima nello zaino a vedere le gare. In realtà, forse la passione ancora non te ne rendevi conto, ma è partita sì. lì. Sì, sì, sì. sì. Eh. Mia mamma lei è sempre stata una grande appassionata, anche con mio papà andavano eh, zainetto, come mm. hai detto tu, eh, e io dietro. Eh, diciamo che le, ho, avuto, ho fatto poche litigate con mia mamma, devo dire che le principali sono state eh, quando lei voleva andare a vedere il rally. Adesso c'è cioè, il rally Valle Solane proprio questa settimana e quello era quello principale più vicino e io invece no, non c'era verso, volevo stare a casa, piangevo, no, quelli no sono matti. Eh, no, non c'era proprio verso, eh, poi sono andata a un rally di Monza. Eh, come fai? Cioè, il pilota si mette il casco, parte, eh, concentrazione. E ho detto: Boh, mm, mamma, come si fa a fare la licenza? Ti porto lunedì a Lacci, e da lì <ride> è stata la mia croce. <ride> Ormai è quella è la mia passione. E da lì è cominciato. Sì, sì. Ripercorriamo anche con te la tua stagione 2020, e poi passiamo anche a Di Lario. Sì, una buona parte l'avete fatta anche Una insieme, buona parte l'abbiamo fatta insieme: abbiamo disputato quasi tutto il CURC, il Campionato Italiano URC, con la Clio Super 1006. Poi abbiamo dovuto smettere per forza di causa maggiore, avevamo, mh, eravamo troppo distanti eh, dal primo, quindi abbiamo deciso di eh, viaggiare in un'ottica diversa. Quindi abbiamo lasciato quello, ci siamo divertiti al Rally Legend, una gara a sé, spettacolare. E ho fatto qualche gara con Riccardo Pedersani con CT in eh, Italia eh. che salutiamo. Amico sì. di driver, che è stato con noi esatto, esatto poche settimane sì. fa. Eh, ci siamo trovati, anche con lui mi sono trovata benissimo. E quindi, no, è stata una stagione veramente nonostante Covid, perché quello c'era, c'è certo. ancora. Eh, ecco il nostro salto. <ride> <Se> <ride> vi ci siamo fermati, che stiamo guardando sì. tutti sì. il salto. Esatto. Eh. Eh, no, una bella stagione, una bella stagione. E è arrivata la notizione, non so se... Sì, è... eh, infatti proprio non ho neanche avuto il tempo di realizzare perché, veramente, giuro, me l'ha detto qua. Quindi non posso che essere più contenta. Per me una fare carambata. il più chilometri possibili, <ride> il campionato italiano con Ilario, una notizia fantastica. <ride> eh, beh. eh ma Ilario così, ti ha invitato all'ultimo momento, cioè un'ora sì, infatti... prima della trasmissione, ti ha detto in diretta cosa farete. Ho capito perché stamattina io in un università e mi dice... Se tu ci fossi stasera sarebbe meglio. <ride> e adesso ho capito perché. Eh, doveva darti <ride> no, una notizia importante, no. eh, quindi... È... È, colpa, è colpa del pacca sì. Eh. Perché <ride> mi ha detto, c'è Andrea con la Virgi, eh, dove sei? In eh, università, vieni, eh, giusto? Vieni. <ride> e ci troviamo tutti a Bergamo. <ride> e Noi ti ringraziamo per aver accettato eh, sì, sì. l'invito. Ilario, anche per te una piccola, abbiamo veramente pochi minuti, Ripercorriamo no, beh, questa... La Sofia 2020. ha detto quasi tutto. Ha già detto eh, tutto eh. Gara Bellissima Legend se ci sarà da ritornarci perché è uno show un po' diverso dove non si guardano proprio i tempi certo. però dopo la fine li guardi è chiaro eh, eh, ho fatto <ride> il mio esordio eh, sulla terra con eh, una Subaru Diesel del team eh, New Drive Racing che sono coloro che mi hanno dato il, la, per la prima volta la Peugeot 106 quando ho fatto la, la mia prima conoscalata eh, ci siamo divertiti con eh, eh, un'amica di, di sofia con alessia muffolini di brescia e mondiale sì questa è quest andata bene direi che andata è andata benissimo <ride> niente, noi piloti vale. come diciamo sempre nelle ultime puntate dobbiamo ringraziare la federazione che eh sì. ha sempre ha fatto di tutto per darci la possibilità di correre in tutte Beh, queste gare noi tranne magari qualche colazione in macchina o qualche cena in camera realmente e siamo stati fortunati, ci hanno lasciato correre in macchina, ci hanno fatto fare delle gare, infatti un mesetto fa siamo andati anche a Schio, gara mai fatta, dove ho provato la Polo R5, grande risultato, eh, sì, è note correzioni, <ride> correzioni e via. Era già, e eri eri fatto... già in ottica mondiale, note correzioni. Eh sì, no, ma è, per è dal periodo di Tommy eh? che io oltre i tre, massimo quattro passaggi mi rifiutavo di farli proprio. Infatti le prime volte con lei andiamo a provare, no, perché? La dimostrazione è che dopo un anno e mezzo che corriamo insieme, note e correzioni è sufficiente. E via si via. Eh, bisogna imparare a far così perché è la, è la strada giusta certo. per, per poter andare a correre all'estero, come fa lui, e fare due passaggi e andare forte. Quindi non è necessario fare mille passaggi come alcuni piloti che macinano le strade. Due, tre passaggi, tre passaggi sono già fin troppo. Due passaggi come di regolamento e via. Bisogna imparare. È così che si deve fare. È vero. Allora, i progetti di Ilaria e Sofia li abbiamo già scoperti. Ultima domanda e poi vado a chiudere. E vogliamo sapere invece i progetti di Andrea e Virgi. Eh, noi vorremmo... Adesso andremo a prendere la, il premio alla, eh alla serata di eh gala eh, che FIA che no, purtroppo non si farà. No, eh, non si farà. Eh. Ah, causa è vero del per Covid, il quindi sì. vedranno com è, com è come Come mandarvi gestita. il premio a casa. E, eh, mi piacerebbe correre all'estero ancora l'anno prossimo. Uh, Quest'anno devo ringraziare chi mi ha sostenuto anche in macchina perché non ho corso con Virginia. Ma ho, mi hanno aiutato molto, ho fatto esperienza e vorrei trasmetterla anche a lei adesso perché, anche stavolta, Monza mi ha dimostrato che la stoffa ce l'ha e come ho sempre pensato, e le ideologie altrui non erano sempre congruenti con le mie, ma adesso sono riuscito a convincere gli altri che anche lei vale tanto come, come pensavo e quindi. A noi piacerebbe prendere parte all'Europeo l'anno prossimo in un'altra categoria certo. e secondo me sarebbe la scelta giusta da portare avanti. l'evoluzione dalle due ruote motrici, magari alle quattro ruote motrici, eh, sarebbe il passo... anche le due ruote motrici sì. spostate in un altro, altro posto, posto. <ride> <ride> una davanti e una dietro. Non è una, Esatto, una e una. Allora, Quindi, questo è eh, allora. Bisogna rispondere a. Eh io sono vediamo. Vediamo. <ride> son pronta. Tutto eh, son direi pronta. a quello che quello che ci verrà, che che arriverà e sono pronta anche a correre ancora con Lorella in, in qualche campionato l'anno prossimo. Eh noi ti auguriamo di fare una eh, e l'altra cosa, assolutamente. Ahimè, il timer dice zero. Abbiamo sforato anche di qualcosina, quindi chiediamo scusa a Maurizio, il nostro regista. Grazie Maurizio. Ringrazio tutti quanti voi per essere stati con noi. Grazie Andrea, grazie Virgi, grazie Sofia, grazie Ilario. Grazie. Ricordiamo prima di chiudere i nostri appuntamenti, 20. qualora non facciate in tempo a vedere la nostra puntata in diretta la potete poi rivedere sui nostri social, la pagina Facebook ovviamente Driver TV e su YouTube come dicevamo Sofia all'inizio la puntata rimane per tutta la vita quindi possono andare a vedere <ride> se hai sbagliato qualcosa <ride> sul can nostro canale YouTube ovviamente Driver TV e il sabato S sera, sera su Sky, sulla piattaforma di Sky sul canale 228 MS Motor TV alle 22 circa andremo in onda su... Per tenervi compagnia tutto il weekend, come al solito, Driver vi tiene compagnia dall'inizio, dal giovedì, giovedì in, avanti in avanti. Per tutto il weekend esatto. Grazie ancora per essere stati con noi. L'appuntamento con Driver alla prossima settimana. Buona Ciao serata.